progetti ci sono per questa nuova stagione? Beh, sicuramente abbiamo presentato il rugby. Il rugby per noi è una sezione che ha fatto la storia del Custorino, con già negli anni 50, 60, e oggi poter pensare, dopo l'esperienza in top 10, di ricominciare un percorso che sarà di altissimo livello, con un allenatore nuovo, con una struttura nuova, con un Lucas che è ancora più motivato, ci permette di pensare a un futuro che potrebbe riportarci all'altissimo livello. Mi auguro di poter spingere molto sull'attività femminile, perché reputo quella dove c'è più margine per poter qualificare uno sport che oggi è considerato di poco conto in una federazione come il rugby, ma il futuro passa per il rugby femminile. Sono convinto, perché nel prossimo futuro le ragazze che giocano a calcio oggi potrebbero essere davvero delle ragazze che si trasferiscono a un'esperienza sportiva completamente diversa, che è quella del rugby femminile. Lei ha parlato anche dell'importanza degli impianti, di investire negli impianti, nei servizi per gli studenti. Ha fatto una sorta di appello anche alla politica? Beh, sicuramente, già l'altro anno con la Top Ten, dove veramente qualcuno si è dimenticato di questo sport a questo livello, dove abbiamo portato migliaia di turismo a Torino grazie alle partite che abbiamo fatto di Top Ten. Purtroppo è passato l'anno. Oggi, ricominciando, mi auguro che la politica si accorga che a Torino manca uno stadio di rugby, che a Grugliasco potrebbe nascere la casa del rugby. Il Custorino ha dato già in mano un progetto esecutivo da circa 5-6 milioni di euro, con una clubhouse di un certo livello, con dei campi in sintetico, con tribune importanti. Abbiamo tutto. Oggi abbiamo cominciato a mettere i soldini noi come Custorino, grazie anche alle università di Torino e al Politecnico di Torino. Continueremo a far crescere l'impianto, e mi auguro che questa squadra, cominciando dai Pulcini fino alla squadra assoluta, faccia in maniera che questo sport diventi sempre più popolare in una città come Torino, a forte vocazione universitaria, dove il rugby è uno sport universitario. Quindi un appello al comune, alla regione, alle istituzioni? A chi crede nello sport come elemento di formazione, non di prestazione. Sono convinto, in una società dove a volte è sempre facile complicare la vita ai cittadini, sono sicuro che lo sport invece può fare quel grande passaggio di credibilità, di formazione, di integrazione, di socializzazione in momenti complicati. E perciò sono convinto che alcuni sport sono davvero da far praticare in tutte le scuole, a tutti i livelli sociali. Beh, questo percorso, il Custorino rimane l'ente che ha portato l'Università di Torino. Giustamente stiamo spingendo molto sul qualificare lo sport universitario della mia città, per attrarre studenti da tutto il mondo a formarsi a Torino. Abbiamo due Atenei come Università e Politecnico straordinari. Sono convinto che l'Universiade, che arriverà nel 2025, ci permetterà di lavorare con oltre 500-600-700 università nel mondo, facendo conoscere Torino come città di formazione. E che lo faccia lo sport, questo mi ha sempre gratificato. L'università di oggi, mancano un anno e mezzo, anche meno, e stiamo lavorando molto proprio perché questo messaggio di Torino città universitaria passi in tutte le attività che facciamo, non per ultimo quello che stiamo facendo al Palavela, dove abbiamo permesso alla cittadinanza tutta, compreso gli studenti, di poter usufruire di pattinaggio su ghiaccio in un momento dove si parla solo di risparmi energetici e di caldo. Perciò credo che anche queste cose, il Custorino insieme al comitato organizzatore, stiamo cercando di andare un po' oltre quello del pensiero solo del risparmio, piuttosto quello di creare poca appetenza. Credo che bisogna anche un po' sognare. Questo è il sogno dell'università, di che renda questa città sempre più universitaria. Mi piace. Una nuova esperienza qui a Torino. Intanto, perché ha scelto di venire qui e che progetti ha? Beh, i progetti sono quelli che dicevo prima, cioè riuscire a ottenere il miglior risultato possibile, ma questo è un po' quello che tutti vogliono. Io divido sempre il cosa e il come. Il cosa sappiamo tutti cosa vogliamo, come arrivarci è leggermente più complicato. La scelta è stata una scelta, l'ho detto più volte, legata un po' a quello che sentivo dentro. Cioè, quando parlavo con le persone, quando mi interessavo a questa società, quando li ho incontrati per giocarci contro, e le persone con cui ho parlato mi hanno sempre dato fiducia.
sono state pazienti, sono state, come dire, anche forse troppo, perché qualcun altro non l'avrebbe fatto. Questo mi ha colpito, e anche l'attenzione di tutte le persone che lavorano in questa società e che mi hanno mostrato è stato per me veramente importante. E quindi ho riflettuto un po' e poi è stato abbastanza semplice scegliere. Cosa si aspetta da questa squadra? Abbiamo detto che si sta ancora costruendo in parte, che cosa serve? Allora, cosa serve? Ve lo dirò tra un po', insieme a Lucas vedremo un attimo quello che possiamo fare. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di poter lavorare al massimo delle nostre possibilità, che è qualcosa che sembra molto semplice e invece in realtà è forse la parte più difficile, perché mantenere tutti ad un livello importante, soprattutto il livello che i tecnici si aspettano, è una delle parti più complicate. E quindi quello che mi aspetto è di poter lavorare bene, ma la prima impressione è ottima. Come motiverai i ragazzi? Se avessi la risposta adesso avremmo risolto tanti problemi, però vediamo strada facendo. Che progetti ci sono per questa nuova stagione? C'è anche una voglia un po' di riscatto rispetto alla top 10? C'è voglia di costruire un nuovo percorso. Abbiamo la possibilità di ricostruire il nostro club, la nostra prima squadra, e il settore tecnico della parte del gioco degli avanti che inizierà Gian Piero a prendersene cura e carico, e quindi possiamo riprendere una strada interessante per tutto il nostro club. Che obiettivi vi date? Guarda, a me non piace parlare tanto di obiettivi di classifica come di performance. E una cosa che a me piace molto è cercare di riuscire di far arrivare ogni persona che lavora con noi al suo massimo, al suo 100%, perché così ti scopri una nuova persona. Una volta che tu fai il tuo massimo, chi sei dopo? Dov'è il tuo nuovo 100%? E quindi questo per me è una cosa che è molto importante come allenatore, no? Come formatore di allenatori e come educatore di tanti ragazzi giovani che abbiamo nel nostro club. E far arrivare loro al loro massimo potenziale per diventare un'altra persona successivamente, una volta che hanno raggiunto questo 100%. Che cosa insegna il rugby ai ragazzi che lo praticano? È un'autodisciplina molto alta, un'auto-organizzazione in quanto alla distribuzione del tempo e un rispetto verso le persone che hai vicino, che sono i tuoi avversari. E un rispetto che in questo momento si sta perdendo nella società verso l'arbitro, come può essere il genitore, come può essere il maestro di scuola. E ci sono molte figure all'interno del rugby che vengono rispecchiate nella società odierna, che il rugby insegna a rispettare.